I may be going out on a limb here, but the probably most creative folk in Britain at the time hated Margaret Thatcher and all she stood for. And yet, the flowering of British cinematic talent, the great confidence of the year of the 1980s, exactly parallel at the time that Margaret Thatcher was in power. And I think it's quite interesting to sort of see the irony in that. No, stavo solo pensando, mentre sentivo tutto questo e guardando, considerando per esempio il catalogo, che effettivamente c'è un parallelo per quanto riguarda le varie produzioni e i registi che sono esistiti sia nel periodo che viene considerato il Rinascimento britannico, insomma negli anni 70, e poi tutta la fase degli anni 80, la produzione degli anni 80, che hanno presentato dopo tutto. No, infatti mi aggancio perché era una cosa che avrei chiesto dopo. Ho fatto anche nel libro sulla Renaissance, ho fatto un'ipotesi. Allora, Margaret Thatcher diventa primo ministro nel 1979, rimane in carica fino al 1990, quando si dimette. E la mia ipotesi è che, visto che erano così diversi regionalmente, anche come provenienza, come cultura, spesso anche come generazione, perché c'erano molti, ricominciarono a lavorare nel cinema molti registi più, diciamo tra virgolette, anziani, come Stephen Frears, che lavorava dall'inizio degli anni 60, che l'unico punto vero in comune sul piano teorico, non intendo sul piano produttivo, che loro avevano, loro, gli scrittori, i produttori, fosse, e poi qualcuno di loro aveva anche detto, l'antitaccerismo. Tra l'altro Thatcher, come con molte altre cose, tagliò radicalmente gli aiuti al cinema. I detested Mrs. Thatcher, and to this day I detest her. I think she damaged a great many things. I think she wasn't a supporter of film. I think that what happens sometimes is a coincidence of society happens, where your anger, your frustration actually is creative. It's so often after difficulties, political difficulties, that interesting films are made after human catastrophes or during them, whatnot. In my case, and in cases of my colleagues here, particularly in Ireland, the Northern Ireland troubles as they're called euphemistically, pushed us into making films perhaps too exclusively about Northern Ireland, about the Irish situation, to some extent in a rather narrow way, but there were films that we needed to make. I think in the United Kingdom as well, the aggravation and the frustration and the contempt that people felt, or people like me, felt for Thatcherism, your anger propelled you to trying to do things that were interesting. Io personalmente detestavo la signora Thatcher, la detesto ancora oggi, credo che abbia provocato dei danni che siano veramente gravissimi. Si è verificata effettivamente una coincidenza di cose, questa donna amava sostenere il cinema, ma in quel periodo ci sono state anche, appunto, sarà stata una coincidenza, diverse gravi situazioni, diversi problemi che ci hanno fatto provare un'immensa rabbia, una immensa frustrazione. È come quando si verifica una grave catastrofe, subito dopo tu hai un bisogno impellente di affrontare quei problemi e di cercare di capire più o di spiegarli. Io, per esempio, che provengo dall'Irlanda, in quel periodo vivevo sulla mia pelle i guai, chiamiamoli così eufemisticamente, che si avevano nell'Irlanda del Nord, e forse sono stato un po' troppo esclusivo, siamo stati un po' troppo miopi, ma ci siamo concentrati su quella che era la nostra situazione relativa al nostro territorio, però era un bisogno che sentivamo, che avevamo da esprimere. Quindi nel Regno Unito in generale c'era una grandissima situazione di frustrazione, di disprezzo verso questa situazione, che comunque ci ha spinto a realizzare delle cose che alla fine si sono rivelate interessanti. Yes, I was just thinking about the kind of roots of the Renaissance and the 80s, and it was quite a mixture, they were quite complicated. I think the
the root branch was television, because television in the United Kingdom was a tremendous resource in the 70s and the 80s. There was a huge amount of freedom and huge amount of creativity inside drama and also documentary in all areas of TV in Britain. And that really gave, I think that was where the juice was really. When it came together with cinema, when people graduated, if I can use that word, Ken, I know it's not a proper word, because television's, you don't have to graduate to movies from TV, but in the coming together of all the TV talent and the cinema talent, it got mixed in with, in the 80s it got mixed in with another strand, which was the advertising strand, because the only way into cinema in those days was either through advertising or TV. And it was a quite an exciting mix and a kind of strange mix, and maybe somebody should study that if they've got the wherewithal and the interest, because you have the likes of Alan Parker and Ridley Scott and a whole other handful of filmmakers who came from the advertising stream, meeting the talent from TV, and that's what the 80s were about. It also, you had the fact that there was money around, and cinema needs money, so. It's not as easy as saying, we were all against Thatcher and that's how we were able to make films, because we needed the kind of economic situation that the 80s were represented to even contemplate making films rather than TV. And so we weren't uncompromised, we were in the commercial mess as much as anything. And the other interesting thing is that if you look at the directors from TV who went into cinema and then went to Hollywood, it's not a black and white thing. It's not like the advertising guys took the Hollywood route and the TV guys remained pure. There's a kind of mixture in there, Stavo pensando a quello che è stato appena detto, e quindi ho cominciato a pensare a quello che potevano essere, dato questo sfondo, di situazione che poteva essere la situazione politica, finanziaria e così via di quei decenni, gli anni 70 e gli anni 80, soprattutto per quanto riguarda gli anni 80, ho cominciato a pensare effettivamente quali potessero essere le radici, sarebbe interessante anche fare uno studio, le radici vere e proprie di quello che è stato l'inizio, quello che ha scatenato, quello che ha portato al fenomeno del Rinascimento britannico, soprattutto per quanto riguarda poi anche la situazione degli anni 80. E mi sono reso, pensandoci bene, ci si rende conto che effettivamente alla base di tutto c'è stata una enorme fonte di ispirazione e di creatività che è stata rappresentata dalla televisione, da tutto ciò che era l'ambito televisivo, che ha permesso, che già permetteva in effetti una grande libertà di creatività e che ha portato poi a creare una situazione, grazie al fatto che ci poteva essere, era un ambito di lavoro, di possibilità, di espressioni per molti personaggi, ha portato poi a creare una situazione di mescolanza, di genere, di personaggi, di caratteri, perché c'è stato un momento in cui si è cessato effettivamente di lavorare solo per la televisione, molti registi sono passati a lavorare, c'è stata una specie di transumanza dalla televisione al mondo del cinema, molti registi abilissimi, molte persone che lavoravano in televisione hanno cominciato a lavorare nel cinema, se posso dire, se Ken non permette, se posso parlare, hanno ricevuto una specie, hanno fatto l'esame di laurea e avendo il diploma di laurea sono passati al cinema, anche se non è corretto, perché non è che sia derogatorio lavorare in televisione, quindi. Però sono passati a lavorare nel cinema e c'è stata tutta una mescolanza di persone che continuavano a lavorare in televisione, lavoravano anche per il cinema, continuavano magari anche a lavorare nell'altro filone televisivo che era quello della pubblicità, che serviva in ogni caso, perché abbiamo un televisivo per raccogliere anche fondi per poter fare quei film, perché sì, la situazione era quella che era, anche per quello che consideriamo, crisi politica, governo, Margaret Thatcher e tutto il resto, però bisogna considerare anche che avevamo bisogno, soprattutto anche negli anni 80, di situazioni che erano più o meno commerciali, non è che non volessimo accettare compromessi, però in ogni caso abbiamo anche usufruito di una situazione che ci ha permesso poi di lavorare nel cinema e dalla televisione. Bisogna considerare che in quel periodo sono passati al cinema dei grandi talenti, pensate a Ridley Scott, effettivamente che lavorava nel campo che era stato, lavorava alla televisione, che lavorava nel campo della pubblicità.
E quindi tutto questo ha permesso, cioè sono stati vari filoni che sono convogliati in quello del cinema che ha portato quindi a questo rinascimento, e inoltre c'è stato anche un successivo, diciamo, uno spin-off di questo, che ci sono stati tanti registi della televisione che sono passati al cinema e poi sono arrivati anche a Hollywood, e quindi tutto questo ha contribuito a creare questa atmosfera.